Flamento ha scritto una serie di bugie, una serie di fandonie promosse dall'onorevole Barani che se fosse un uomo d'onore verrebbe in tribunale a rispondere alle calunnie che ha rivolto al sistema sanitario toscano, a me personalmente, a tanti direttori generali. La relazione di cui si parla sui giornali è una relazione di parte, è una relazione del PDL, a cui poi si è aggiunto questo signore dell'Italia dei Valori. Gli abbiamo anche scritto, e i nostri servizi hanno più volte sottolineato come una serie di riferimenti fossero assolutamente sbagliati, hanno voluto fare così, andare avanti così. È un attacco puramente politico. La verità dei fatti è che la sanità toscana ha chiuso anche il 2010 in pareggio, e questo appunto ci è stato riconosciuto dal Ministero dell'Economia. E chiuderemo anche il 2011 e anche il 2012 in pareggio. E tutto questo nonostante le ristrettezze che sono arrivate a livello nazionale, i cambiamenti, i ticket che sono stati imposti e che noi abbiamo cercato di ridistribuire il meglio possibile, chiedendo un contributo a chi ha più possibilità. Non è una fase facile, però i bilanci della sanità toscana sono sani e la qualità che eroga il Servizio Sanitario della Toscana è senz'altro di alto livello e di alto profilo. Il resto sono chiacchiere, sono buchi che stanno soprattutto nella testa di chi li dice per fare politica raccontando bugie ai cittadini. Anche la vicenda di Massa noi ce ne siamo accorti come Regione Toscana. Io sono andato a denunciare le cose alla Procura della Repubblica di Massa, ci saranno presto i processi, abbiamo chiesto i rimborsi. Non si trattava di buchi nel senso di appropriazioni, perché sui 270 milioni e non 400 non registrati si è scoperto che solo una persona si era appropriata indebitamente di 1 milione, il resto sono stati soldi spesi per la sanità in quel di Massa e non regolarmente registrati nei bilanci. Lo abbiamo scoperto noi in Regione, lo abbiamo denunciato, stiamo mettendo le cose a posto. Il 2013 sarà l'anno del pareggio di bilancio della sanità a Massa Carrara. Io sfido tutti i presidenti delle regioni italiane a comportarsi come mi sono comportato io su questa vicenda, e cioè a fronte della presenza di irregolarità contabili andare in procura e denunciare il tutto. Non l'ha fatto mai nessuno. Tantomeno l'ha fatto Formigoni, tantomeno l'ha fatto la Polverini e purtroppo non l'hanno fatto anche altri di cui non faccio il nome. E sfido il governo italiano a costringere tutte le regioni a certificare i bilanci come abbiamo fatto noi in Toscana. Sono certo che quando si passerà alla certificazione dei bilanci, anche in regioni cosiddette virtuose, i casi che io ho scoperto a Massa non saranno casi unici, ma si ripercuoteranno da tante parti. Noi abbiamo amministrato bene la sanità in Toscana e la nostra è una sanità con i conti a posto ed è una sanità di qualità. Il resto sono tutte fandonie messe in piedi da un parlamentare del PDL che, se avesse coraggio, verrebbe ad affermare le sue calunnie davanti ad un tribunale a cui io l'ho sfidato.